I bar della media e bassa Valle Seriana dovranno restare chiusi la sera. La decisione è dei 18 amministratori locali. I sindaci o loro rappresentanti dei 18 comuni dell'ambito Valle Seriana si sono riuniti nel tardo pomeriggio di mercoledì ad Albino. Tra i punti all'ordine del giorno anche la discussione dell'apertura dei bar in orario serale. Ma per i bar e i pub che non hanno nella loro licenza la categoria di ristorazione come prevalente nei comuni compresi tra i territori di Colzate, Valgandino fino a Ranica non sarà così. Queste attività resteranno chiuse come previsto da un'ordinanza del comune di Albino che da giovedì sarà adottata anche da tutti gli altri comuni dalle 18 alle 6 fino almeno al 1° marzo. A dirlo è il sindaco di Albino Terzi. Questa decisione è stata condivisa da tutti ed è più restrittiva rispetto alla FAC di Regione visto la criticità che sta vivendo il nostro territorio. In un messaggio su Facebook, il presidente della Regione Lombardia ha rivelato che una sua stretta collaboratrice è risultata positiva al coronavirus. Fontana è negativo ma si è messo in autoquarantena volontaria. Una collaboratrice del mio staff è risultata positiva al coronavirus. Mercoledì abbiamo quindi eseguito il test sia io che il resto della mia squadra e fortunatamente al momento risultiamo negativi. Possiamo continuare a lavorare per interrompere la diffusione del virus. Sono contento per me e per i miei collaboratori, anche se da oggi per 2 settimane dovrò vivere in una sorta di autoisolamento per preservare tutti coloro che vivono e lavorano con me, ha aggiunto Fontana. Intervento dei vigili del fuoco mercoledì pomeriggio nei monti sopra la zona dell'ex seminario a Clusone per recuperare un cane caduto in una scarpata per oltre 100 metri. A dare l'allarme un uomo che passava sul sentiero. Attorno alle 15 l'intervento dei pompieri che dopo essersi calati sono riusciti a recuperare il cane che è stato affidato alle cure veterinarie. Ci sono anche le atlete di casa Martina Bellini e Valentina Mai fra le convocate ai mondiali giovanili di sci di fondo che si terranno a Oberwiesenthal in Germania da venerdì 28 febbraio a domenica 8 marzo. La FISI con delibera del presidente federale Roda ha ufficializzato gli atleti convocati. Si tratta complessivamente di 22 nomi, di cui 9 impegnati fra gli under 23 e 13 in gara negli juniores. Fra di loro 6 sono targati Comitato Fisi Alpi Centrali. Nonostante l'emergenza coronavirus, l'Agenzia di tutela della salute di Bergamo ha deciso di mantenere attivo il servizio ambulatori pediatrici operativi il sabato pomeriggio per l'utenza fino a 14 anni. Sono però modificate le modalità di accesso, proprio in considerazione della problematica in corso. Quindi l'accesso agli ambulatori pediatrici del sabato pomeriggio potrà avvenire esclusivamente su appuntamento telefonico, richiesto telefonando il sabato durante l'abituale orario di apertura ambulatorio dalle 14 alle 18.45 e che prevederà una valutazione preliminare di triage effettuata dal personale sanitario presente in ambulatorio. In Italia ci sono anche 4 bambini positivi al coronavirus. Uno è di Seriate e non ricoverato a Seriate, come detto in un primo momento in diretta sulla 7, mercoledì mattina, dall'assessore al welfare Gallera. Il presidente di Regione Lombardia Fontana ha smentito il ricovero del minore a Seriate e confermato, sempre in diretta TV, il contagio di una bambina di 4 anni di Castiglione d'Adda, comune che si trova nella zona rossa. Oltre alla bambina di 4 anni, gli altri positivi hanno 2 10 anni e 1 15. 2 sono già stati dimessi. Per la prima volta sono coinvolti anche minori per i quali l'infezione è più leggera, ha sottolineato il governatore. L'assessore Gallera ha ricordato che comunque il virus ha un effetto molto più grave sulle persone anziane che hanno pregresse patologie.